Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo la cosiddetta riforma carceri, ovvero il decreto legislativo che introduce disposizioni volte a modificare l'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria, alle disposizioni in tema di vita penitenziaria e lavoro e all'introduzione di particolari tutele per i condannati minorenni. La riforma giunge al termine dopo un lunghissimo iter durato circa 3 anni, da quando cioè l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando aveva aperto i lavori nel lontano 2015. La riforma approvata contiene disposizioni che tendono a migliorare la quotidianità detentiva. Vediamo quali in questo video. Il decreto anzitutto detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario. Viene infatti confermato il Servizio Sanitario Nazionale come primo operatore all'interno delle strutture detentive. Si modifica inoltre la disciplina della visita medica generale all'ingresso in istituto. D'ora in poi il medico dovrà annotare nella cartella clinica tutte le informazioni riguardo eventuali maltrattamenti o violenze subite dai detenuti. Vengono poi aggiunti quei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese, nominando un esercente, una professione sanitaria di loro fiducia e in particolare includendo gli interventi chirurgici nei reparti clinici interni al carcere, sempre con il consenso delle ASL competenti. Il decreto infine prevede controlli sanitari in carcere da parte delle ASL anche a seguito di segnalazioni ricevute. Il decreto si pone poi l'obiettivo di migliorare la vita penitenziaria a quella esterna. Vanno in questa direzione le previsioni circa l'ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all'aperto, la richiesta di prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Novità anche per i condannati stranieri. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, infatti, vista la politica in tema di contrasto all'immigrazione, il provvedimento detta misure volte ad integrare i reclusi stranieri. Tra queste spiccano le garanzie di un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso, nonché l'inserimento tra il personale degli istituti carcerari dei mediatori culturali e degli interpreti. L'attuazione della riforma penale passa inoltre anche per la predisposizione di una nuova disciplina in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti, ovvero sia di coloro che non hanno compiuto i 25 anni di età. Tenendo conto infatti del particolare percorso educativo e di reinserimento sociale che devono affrontare tali soggetti, il decreto introduce le cosiddette misure penali di comunità, ossia misure alternative specifiche destinate esclusivamente ai condannati minorenni e ai giovani adulti. In altre parole, il decreto mira per questi soggetti a limitare al massimo i casi di detenzione inframuraria. La detenzione verrà disposta solo quando le esigenze di sicurezza e quelle di sanzionatorie non riescono ad essere ben conciliate con le istanze pedagogiche. Si dovranno quindi preferire misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e infine l'affidamento in prova terapeutico. La riforma penitenziaria approvata interviene infine sul rafforzamento del ruolo del lavoro considerato strumento essenziale nel trattamento rieducativo dei detenuti. Il lavoro deve essere remunerato e non afflittivo, non può costituire certamente un obbligo, ma può essere incentivato ai fini di prospettive risocializzanti. Il decreto aumenta la liberazione anticipata per chi partecipa gratuitamente a progetti di utilità sociale, un giorno di libertà per 5 di lavoro. Si promuove anche l'attività di autoconsumo, che ha una sua rilevanza in relazione agli spazi agricoli a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, che possono essere utilizzati per produrre generi alimentari per il consumo o per la vendita negli spazi aziendali dell'amministrazione penitenziaria. Ebbene, concludendo da un'analisi complessiva, possiamo salutare positivamente la riforma appena varata. L'unica critica rilevante, infatti, riguarda la scelta dell'attuale governo di bocciare l'ipotesi di introdurre misure alternative al carcere per le detenute madri con figli al seguito, critica che tuttavia non coglie nel segno. In primo luogo, infatti, una soluzione già esiste nelle strutture di accoglienza alternative alla prigione, come le case famiglia protette e gli ICAM, istituti di custodia attenuata per detenute madri. In secondo luogo, perché in tutta Italia i bambini che vivono reclusi in vari istituti di pena sono 62 e poco meno della metà sono figli di stranieri. E
Ebbene, con questi numeri forse sarebbe più auspicabile un'opera di potenziamento delle strutture di accoglienza alternative già esistenti.